Corner con il destro sul secondo palo, arriva la conclusione ed il gol che porta subito avanti la rondinella, un tutto solo sul secondo palo. E allora ecco subito la rondinella che passa in vantaggio con il gol di Marchesi. Recalcati ha incaricato, allora serve da Detta, mette in mezzo Recalcati, prova lo girata di testa Gaballa che prende bene la coordinazione, la sua torsione però termina di poco a lato. Cambio gioco della rondinella che innesca sulla sinistra Gaballa, ancora si rinnova il duello con Vinci, mette in mezzo, il traversone passa, Bernardinello non perfetto, lascia scorrere, ma che brivido che arriva in questo istante, termine, prova la soluzione a girare la barriera, deviata, che in questo momento va Piscopo che prova sopra la barriera, bello il tentativo del numero 10 con Tomè che con un bel riflesso manda la sfera sopra la traversa. San Giorgio prova a sviluppare con Valenti che cerca Piscopo tra le linee, serve sulla corsa veronese che riesce a tenerla dentro, serve in mezzo, Piscopo va da termine che prova la conclusione, murata dalla difesa ospite, inneggiano al fallo di mano i padroni di casa con la rondinella Comedini che recupera su Condo e sigla il gol del 2-0. Conduce 2-0 avanti la rondinella, decidono per il momento il gol di Marchesi al terzo minuto e il gol di Comedini è arrivato al 33esimo. Fischio direttore di gara, va a termine, mette in mezzo, la sfera arriva sul secondo palo per Vino Arudov che non riesce a toccare la sfera con la palla che dunque termina a lato, ma che occasione per il San Giorgio. Arriva in questo momento, prova la conclusione, ancora una volta Tomè si allunga e manda in corner. Gabella innescato, prova ad allenare, prova la conclusione, fermato in questo caso da Bernardinello che con i piedi respinge la conclusione. Ancora San Giorgio avanti con Piscopo, Ruleta cerca Simoni che si gira in area, prova la conclusione, non ci mette potenza il numero 9 in maglia bianca che prova il colpo da biliardo. Vai vai, lancialo, buona, bella, 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 bella. Ecco la rondinella che prova per chiuderla con il Plantamura che scappa la retroguardia in maglia bianca, poi al momento della conclusione complice anche una deviazione di Condo, la palla termina in calcio d'angolo, ma che brivido in questo caso per la difesa di casa. Calcio di rigore per il San Giorgio da una punizione battuta lunga da parte del solito termine, fallo di mano nella retroguardia della rondinella, pochi dubbi da parte del direttore di gara che ha fischiato il calcio di rigore. Fischio del direttore di gara, va a termine che la palla che va fuori a lato della porta di Tomè. Decidono questo derby di Sesto le reti di Marchesi e Comedini, tutti e due nel primo tempo. Quindi ricapitolando, San Giorgio 0, Rondinella 2. Quando poi vai sotto 1-0 poi diventa dura dopo pochi minuti. Loro sicuramente ci hanno messo di più rispetto a noi e secondo gol si è stati un po' condizionati da una scelta un po' che non si è capita, però poi secondo tempo ci abbiamo provato, ma niente, non si è riusciti a fare il gol che poteva riaprire la partita.
meglio loro difendersi o c'è qualcosa da rivedere nella vostra fase di impostazione? Sì, loro sicuramente, come parlano i gol subiti, tatticamente si difendono veramente bene. Noi sicuramente non eravamo nella nostra giornata migliore perché la palla si doveva muovere più veloce, l'avevamo preparata in quel modo, però poi un conto è allenarti e un conto poi la partita, quindi sicuramente entrambe le cose. Sì, per forza, vabbè, ma già a prescindere, comunque ne avevamo quattro davanti a noi, a quattro giornate alla fine, sapevamo che era comunque quasi impossibile. I playoff naturalmente sono il nostro obiettivo, adesso dopo questa sconfitta abbiamo tre partite che dobbiamo dare il massimo, provare a vincere tutte e tre e poi vediamo, perché in questo momento magari non bastano neanche le tre vittorie. Allora, una sconfitta che fa male, poi vabbè, derby cittadino, ci tenevamo a far bene. L'unico rammarico grande è che se avessimo giocato il primo tempo con quella voglia che abbiamo avuto il secondo, magari qualcosa in più diciamo potevamo portare fuori. Allora, noi forse siamo, non dico la squadra più piccola di tutto il campionato, ma poco ci manca, siamo una squadra poco fisica e queste cose le paghiamo molto. È vero, siamo arrivati, non dico quasi sempre secondi, però il 90% delle volte, e in partite così le paghi, soprattutto contro una squadra esperta come la Rondinella, in queste occasioni che fanno il loro calcio, le paghi tanto. Guarda, in 4 anni è il primo errore che faccio dopo 7 rigori, quindi assolutamente sì, se il mister e la società decidono che io sono il rigorista, senza nessun problema vado, mi presento e cerco di fare meglio, sicuramente, non posso dire altrimenti. Sicuramente sono 3 finali, diciamo che ci aspettano 2 partite un po' più abbordabili più lo scontro diretto, quindi proveremo a fare il massimo veramente, perché i playoff erano uno degli obiettivi stagionali, la promozione diretta è impossibile ormai matematicamente, però l'obiettivo stagionale dobbiamo centrarlo assolutamente. Ma il mio modo di vedere non ha funzionato proprio niente nel primo tempo, perché comunque sapevamo che loro sono una squadra fisica, forte nelle palle inattive, prendiamo il solito gol, perché magari siamo poco duri sotto questo punto di vista, ed è un peccato perché questi 3 punti davvero ci servivano, però alziamo la testa e pensiamo già alla partita di domenica, che è importantissima. Ecco, da dove si riparte in vista della partita di domenica? Ma si riparte già da questo momento, dobbiamo subito rialzare la testa, essere lucidi, perché mancano 3 partite, dobbiamo pensare partita dopo partita cercando di vincere tutte, perché io sono convinto che ce la possiamo fare, però tutto sta nella nostra testa, tutto sta a noi. E domenica abbiamo la Juve Cusano che si dovrà salvare e noi ci dobbiamo far trovare pronti già da martedì in allenamento, dando tutto quello che abbiamo. No, non è questione di come si gioca, è che comunque sia, quando interpreti queste gare da scontro playoff servono anche gli attributi, e secondo me questa sera abbiamo mancato ciò. Dire che loro sono una squadra quadrata, non ci hanno dato modo per creare quell'intensità giusta per poter far male. Quindi diciamo che oggi più merito loro che di merito vostro? Assolutamente, loro si meritano quel posto e noi dobbiamo migliorare giornata dopo giornata.